Il Tevere fu la più antica e importante via di comunicazione dell'Italia centrale. Su sentieri come questo, coppie di buoi trascinavano controcorrente barche dal fondo piatto, portando con sé olio, cereali, merci esotiche e soprattutto il sale, estratto alla foce del Tevere, nel Campus Salinarum. Il controllo della riva fu conteso dai popoli italici, dagli Etruschi e infine dai Romani. Questi ultimi chiamarono il sentiero dei Campi del Sale con il nome di Via Campana. Nel primo secolo d.C. la Via Campana non fu più sufficiente a soddisfare i traffici diretti a Roma. Venne quindi costruita la nuova strada rettilinea tra l'Urbe e il porto di Claudio, la Via Portuense. Il punto in cui la Portuense si distacca dalla Campana, dove oggi c'è via Quirino Maiorana, divenne un vivace luogo di scambi. Con terme, ostelli, magazzini e cisterne. Col tempo, ai lati della Portuense, si cominciò a seppellire i defunti. Con semplici tombe a cappuccina, colombari o grandi sepolcri familiari. Nel 1951, presso la raffineria Permoglio, è stata scoperta una tomba a camera del II secolo, dalla ricchissima decorazione pittorica. Nella scena dei Campi Elisi, dei giovani giocano al trigon, antenato della moderna pallavolo. Poco distante è emersa una seconda tomba, decorata a stucco. Una terza, lungo l'odierna Via Ravizza, è decorata a fresco, con arioni e animali marini. Nel 1982, a Via Belluzzo, è iniziato il restauro di un articolato complesso funerario, in uso fino al IV secolo. Nella tomba A è presente un mosaico a tessere bianche e nere, che raffigura il mito di Ambrosia trasformata in un tralcio di vite. Nella tomba D è presente un colombario, una tomba collettiva, con serie di nicchiette destinate ad accogliere le urne cinerarie dei defunti. Poco distante è stato trovato un corredo in oro e un sarcofago con i ritratti di Helios e Selene, divinità del giorno e della notte. La scoperta più recente risale al 1998. A Vigna Pia, durante la realizzazione di un garage, venne individuato il sepolcro di Attilia Romana, dai pavimenti mosaico. Nel vicino colombario sono presenti altri mosaici con figure geometriche e vegetali. Le pareti presentano delicate decorazioni a fresco. Accanto una cucina funeraria era destinata ai banchetti in onore dei defunti. La necropoli portuense, scavata solo in piccola parte, non mancherà in futuro di riservare nuove sorprendenti scoperte.